secondo appuntamento stagionale con Il Personaggio, la rubrica settimanale confezionata da Reality Channel Punto TV solo per voi. Anche questa settimana una top 5 da seguire tutta ad un fiato, tante emozioni, tanti gol da farvi vedere. Al quinto posto la sfortunata autorete di Manuel Crema in Asti Acqua e Sapone, il gol che ha aperto la gara il Friday night della terza giornata di campionato. Quarto posto questa settimana per il Pescara di Fulvio Colini, che batte il Lokomotiv Kharkiv nel main round di UEFA Futsal Cup e accede quindi alla fase a gironi della competizione europea. E allora entriamo in zona medaglie, terzo posto per Angelo Schininà del Chaos Futsal, una doppietta per l'ex giocatore della Lazio nel 3-3 finale tra la Coggianco Genzano e la formazione di Ferrara. Per Tuli, ancora Schininà, attenzione Tuli, Schininà, attenzione il tiro! E c'è il nuovo vantaggio del Chaos. Schininà al termine di un'azione fantastica. Attenzione, il tiro, il gol di Schininà. Il Chaos ci raggiunge subito. Secondo posto per Sciuscia Zanchetta, anche per lui una doppietta nel 3-1 vincente di Cosenza del Real Rieti. Due gol che servono alla formazione amarantoceleste per battere la squadra calabrese, ma anche a Zanchetta per issarsi al primo posto della classifica marcatori. Al primo posto questa settimana un altro brasiliano, Japa Vieira. Due gol nella gara tra Corigliano e Luparense, il 6-3 finale porta anche la firma sua. Un giocatore che fa la differenza ogni qualvolta tocca il pallone. Japa. Va Japa, accelera. Poi calcia, c'è il gol. Il gol di Japa. Davvero. Grandissimo il fenomeno. È andato via la sua maniera. Messo nell'angolino. Ancora le mine, ruba palla, solo Giappa, mi ha sentito, Giappa! Giappa! Ancora il fenomeno! 4-2! Non ci sono più parole! Non ci sono più parole per questo calcettista! Davvero di una categoria superiore a tutti! E allora, dopo aver ammirato i gol di Japa Vieira, ma soprattutto quelli del Corigliano, nuovamente primo in classifica come accadeva lo scorso anno, noi abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio, via telefono, direttamente da Corigliano, Japa Vieira. Buona serata, Japa. Buonasera, buongiorno a tutti. È un piacere parlare con voi. È piacere nostro e soprattutto è stato un piacere per i nostri occhi vedere la tua prestazione, un primo gol davvero da bomber, un gol cercato e voluto, il secondo gol è stato tutto di forza e di rapina, insomma un Corigliano che anche grazie alle tue reti vola sempre più in alto. Sì, certo, abbiamo cominciato con male questa partita, però dopo abbiamo messo la nostra, no? Abbiamo cominciato a girare il pallone, felice per fare due gol, ma questo sicuro è merito del nostro allenamento tutti i giorni, è merito della squadra, insomma fare bene, proviamo a continuare così. Sotto di un gol dopo 15 secondi, poi 2-0, ma dopo è arrivata subito la scossa, porta la firma proprio di Japa, da lì è iniziata la rimonta, è vero? Abbiamo detto, cioè, la terza partita che abbiamo fatto abbiamo preso con il primo minuto, questo è successo a 15 secondi, è un po' brutto, ma dopo che abbiamo preso il secondo gol abbiamo svegliato, abbiamo cominciato a correre un po' di più. Questo però non può succedere più, perché è una cosa brutta, no? Cominciare sempre da indietro, dopo a prendere le risultati è sempre difficile. Però meno male che abbiamo fatto tutte e tre partite, siamo contenti. Però adesso dobbiamo stare più
più attento, più per far cominciare bene già nel primo minuto. Abbiamo visto un giocatore, ovvero Japa Viera, che cresce di partita in partita. Le ambizioni, le tue ambizioni quali sono? Ovvero, Corigliano è sicuramente una squadra che sta crescendo, ma sogni anche un pochino piazze ancora più importanti? Sicuramente, devo ringraziare gli allenamenti che stiamo a fare tutti i giorni con la squadra, loro mi danno una mano, anche gli allenatori. E qua sono contento, mi trovo bene, così posso andare sul campo tranquillo, posso fare quello che mi piace fare, che era solo giocare. E spero stare giocare sempre bene, sempre punto, sempre più alto. E spero che rimango così o faccio meglio. Però gol è una cosa che diciamo, posso dire, ah, voglio fare 2-3 gol, no. Penso di giocare, penso a vincere. Dopo se succede un gol o due, sono contento. Diciamo allora così, in chiusura, la classifica marcatori comincia un po' a tremare e deve cominciare a pensare anche a Japa. Sono contento, ho fatto 2 partite che a Pescara non ho giocato, ho fatto 5 gol. Non mica aspettavo questo, però anche nel scorso... una cosa che non devo pensare, sì. Corigliano rimane più alto, io la classifica non sono... così sono felice. O più importante è vincere, fare gol, dopo venire con l'allenamento, con le aiute dei miei compagni, però ci sta. Sono contento così, va bene. Bene, noi allora ringraziamo Japa, facciamo un grosso in bocca al lupo a tutto a Corigliano, che sappiamo che ci segue anche con molto, molta passione, molto calore. Grazie Japa. Grazie anche a voi, in bocca al lupo, è stato un piacere parlare con voi. Saluto, ciao ciao. E noi sulle parole di Japa Viera chiudiamo qui questa seconda puntata di Il Personaggio e quindi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non prima però di avervi ricordato i nostri riferimenti social, la pagina Facebook di Real Rieti, oppure i nostri riferimenti www.realrieti.com o realrietichannel.tv per seguire anche on demand tutto quello che accade nel corso della settimana e non solo, nella grande famiglia Real Rieti. Buona serata.